Salve, io sono Monkey Simon e la stagione 5 del capitolo 2 sta per finire e ci siamo trovati davanti ad una delle season più importanti di tutto quanto Fortnite, se non la più importante finora. Ma il fatto che sia la stagione più importante di tutto Fortnite, o una delle più importanti, la rende necessariamente una bella season? Cioè, basta la sua importanza per renderla bella? Diciamo che rispondere a questa domanda è molto difficile e per poter arrivare ad una risposta concreta o che si avvicini alla concretezza bisogna, come sempre, fare un'analisi della stagione con i suoi aspetti positivi ed i suoi aspetti negativi. E come nei precedenti video in cui faccio il resoconto della stagione, appunto vi parlerò dei suoi aspetti positivi e negativi e fortunatamente in questa stagione il numero di aspetti positivi e il numero di aspetti negativi sono bilanciati, non tendo più da una parte o più dall'altra, quindi ci sarà tanto da dire sia da un lato che dall'altro. Ed inizio dai suoi aspetti positivi. Dopo una stagione 4 del capitolo 2, che se conoscete il canale, avete visto i vecchi video e soprattutto il vecchio resoconto, saprete perché io la definisco tremenda, ci siamo trovati davanti ad una stagione che portava tantissime novità e che finalmente ci faceva respirare dopo appunto una season molto ma molto pesante, per una serie infinita di ragioni, tra cui appunto il fatto che la scorsa season era interamente una collaborazione che in parte metteva in pausa la narrativa e soprattutto la condizionava. Almeno l'altra parte che non era stata messa in pausa, appunto. Ma sul pass battaglia e sulla narrativa ne riparleremo più tardi durante il video. Insomma, stagione cominciata col botto soprattutto dal punto di vista della mappa, che finalmente è cambiata in modo drastico rispetto alle scorse stagioni, che, sì, attuavano alcuni cambiamenti, ma molti di essi sparivano sempre nell'arco di una sola stagione. Mentre tutto il resto era sempre poco rilevante, a parte Castello Corallo, che però è una location che non viene praticamente cagata da nessuno, se non quando ci stanno le sfide. Insomma, chi mi conosce sa che in passato ho criticato molto i pochi cambiamenti che ci sono stati nella mappa da quando praticamente esiste il capitolo 2. E vedere che finalmente nella mappa ci sono stati dei grossi cambiamenti con tanto di aggiunte di biomi, come è successo nello scorso capitolo con l'aggiunta del deserto e della parte innevata, mi ha fatto subito pensare: oh, mo finalmente stanno arrivando le novità serie, finalmente il capitolo 2 entra nel vivo. Inoltre sta mappa accontenta persino i nostalgici, in quanto per ragioni di trama sono stati portati nella mappa del capitolo 2 alcuni luoghi storici del capitolo 1, in versione un po' rivista, sempre per ragioni di trama, negli stessi identici punti geografici in cui si trovavano nella vecchia mappa. Quindi accontenta veramente tutti e anche il fanservice è stato studiato bene, non è un qualcosa di fastidioso, ma è un qualcosa addirittura di funzionale alla trama. Per dire, è stata riportata a Pinnacoli Pendenti, ma non proprio uguale al 100% a come era, in quanto è praticamente intersecata all'ex Borgo Bislacco, quello che ne rimane, e in più è in mezzo alle sabbie del deserto, uno dei nuovi biomi. Ma nonostante ciò, questa nuova vecchia Pinnacoli è stata talmente tanto apprezzata che praticamente tre quarti della lobby si butta lì all'inizio, proprio come accadeva nella mappa del capitolo 1. Ma la mappa non ha soltanto portato dei cambiamenti estetici, in quanto ad esempio il già citato deserto introduce una feature di gameplay molto interessante, cioè quella di nascondersi sotto la sabbia, che in parte impedisce alle persone di camperare troppo, ma permette ai giocatori anche di spostarsi un pochettino più velocemente in questa landa desolata molto grande e al contempo anche nascondersi. Oppure sempre nel deserto l'aggiunta dei cristalli che ti permettono di spostarti più velocemente, no? I cristalli del punto zero. E anche il punto zero stesso è, oltre che una parte di trama e una parte della mappa, un elemento di gameplay che può cambiare la situazione. Tant'è che in un mio video l'ho definito uno dei luoghi più sottovalutati a questo punto zero, perché se tu ti butti lì all'inizio hai una possibilità di iniziare in modo diverso la partita e anche di cominciarla bene se ci riesci. Il gameplay è cambiato anche sotto tantissimi altri punti di vista, in quanto ci sono state delle aggiunte molto grandi e molto importanti proprio per tutto quanto Fortnite, tra cui l'aggiunta degli NPC e l'aggiunta di un quarto materiale, che quarto materiale non è, ma è in realtà una valuta di gioco, i lingotti d'oro, proprio come avviene su Warzone, in cui tu puoi comprare determinate cose all'interno di una Battle Royale, solo che al contrario di Warzone, qui i lingotti te li tieni, mentre su Warzone si resettano ad ogni partita. E gli NPC sono molto sinergici con questa nuova aggiunta dei lingotti, in quanto è con loro che li devi spendere, è con loro che li puoi anche guadagnare, oltre che trovarli in giro nella mappa. Mi piace anche come loro siano funzionali alla trama e che quindi alcuni ti diano informazioni sul loro passato, sul loro background, e che alcuni amplino la lore di gioco, e che se
fatti interagire con una determinata skin che si sta indossando abbiano anche alcune opzioni di dialogo diverse. L'esempio più lampante, che è saltato praticamente all'occhio di chiunque, è Johnny C. Bunker, che con determinate skin ti dice alcune informazioni di più sul loop, ma che in generale parla proprio della storyline, parla proprio del tema principale di Fortnite, mentre gli altri invece ti dicono alcune cose così un po' vaghe o alcune informazioni sul loro passato, alcuni altri anche informazioni sempre sulla trama, ma lui è quello che ti dice più cose in assoluto. E mi piacerebbe che questi NPC tornassero ad essere riproposti anche nelle future season, in quanto oltre a tutti quanti gli altri elementi un po' più ambigui di Fortnite che ti raccontano la narrativa, loro sono veramente molto utili e rendono sicuramente più vivo il mondo di gioco. Questi NPC però ti permettono anche di acquistare determinate armi con una nuova rarità, cioè le armi esotiche, rivisitazioni di vecchie armi con nuove abilità che diversificano di molto il gameplay. Alcune sono molto utili, altre un po' meno, infatti sono state praticamente scartate e dimenticate dai giocatori. Alcune persino temporaneamente rimosse, forse proprio per attuarne dei cambiamenti e renderle un pochettino più appetibili. La mia preferita su tutte è la pistola silenziata di Reese, che puoi acquistare a moli molesti, che è veramente sgrava, ma non troppo, proprio come la vecchia pistola silenziata, che però c'ha la feature di poter pingare tutti quanti i nemici che vengono colpiti. Bello anche il sistema di tagli e di obiettivi, che cambia gli equilibri di gioco e soprattutto fa andare avanti l'economia di gioco per quanto riguarda le valute, proprio come in altri battle royale tipo Warzone, e che al contempo è pure funzionale col tema della season, ma che spero venga riproposto in futuro e magari anche ampliato e migliorato. In più il fatto di poter fare delle piccole sfide per gli NPC temporanee anche nel corso di una singola partita rende più vario il gameplay, e quindi non è soltanto più un semplice battle royale dove ti butti, cerchi di sopravvivere e cerchi di vincere. Aggiunta ottima da affiancare alle già storiche sfide settimanali che, appunto, se venissero ampliate ulteriormente, renderebbero ancora più uniche le partite, perché purtroppo a lungo andare tutte quante queste sfide che ti assegnano gli NPC possono diventare ripetitive, soprattutto se la season dura tanto, e su sta cosa ci torneremo. All'inizio del video ho parlato dell'importanza di questa season e successivamente ho menzionato la storyline, e appunto parliamo della storyline, che rende veramente importante questa stagione proprio per come ci è stata proposta, perché non era mai successo che una season cominciasse con un trailer del genere in cui i personaggi parlano e spiegano quello che sta succedendo per mezzo della narrativa. La narrativa non viene più mostrata soltanto per mezzo di elementi visivi, ma finalmente ci mostra dei personaggi che interagiscono con il mondo di gioco parlando, essendo più vivi. Dopo l'evento di Galactus che ha fatto il matto col punto zero, il punto zero è stato esposto e finalmente è stata ripresa la parte narrativa, l'arco narrativo di Agente Jonesy con la sua agenzia, che si era vista nell'evento del dispositivo alla fine della stagione 2 del capitolo 2, che anche in sé è stata molto importante. E questo modo di attuare la narrativa è forse il più chiaro mai fatto, in quanto i personaggi che finalmente parlano possono finalmente dichiarare esplicitamente i loro intenti, delineando sin da subito l'incipit della stagione. Jonesy è stato incaricato da un suo presunto superiore di proteggere il punto zero che è esposto, e lui chiama dei cacciatori, prima quelli del pass e poi successivamente altri cacciatori appartenenti ad altre realtà, e li porta nel mondo di Fortnite, nel loop, nella simulazione, per proteggere appunto questa fonte di energia esposta. E così per l'inizio e durante tutto quanto lo svolgimento della stagione. Ed una tale chiarezza c'è stata veramente in poche occasioni durante la narrativa di Fortnite, quindi questa season è veramente iniziata col botto, perché abbiamo avuto un inizio che non c'era mai stato prima. Ci si sono avvicinati, ma molto lontanamente, i trailer di introduzione degli agenti delle skin appartenenti al pass battaglia della stagione 2 del capitolo 2, che giustamente davano più profondità e un background a questi personaggi, ma appunto non c'era tutta quanta l'importanza data ad Agente Jonesy, come è avvenuto proprio per l'inizio di questa stagione, che è un personaggio a quanto pare fondamentale per la trama, mentre alcuni degli agenti presenti in quei trailer, mi dà a parte, poi dopo non è che abbiano avuto chissà quale ruolo decisivo per la storyline. Mi piace anche quando Fortnite non ti comunica esplicitamente le cose e quindi comunica soltanto per mezzo di messaggi criptici, visivi o ambigui, che reputo modi molto intelligenti se gestiti bene di comunicare qualche cosa, e quindi non ridursi soltanto alla comunicazione verbale che spesso può essere banale, però ogni tanto un po' di chiarezza esplicita ci vuole, e sono contento che anche loro abbiano adottato questo modo di comunicare, soprattutto dopo tutto il tempo che è passato sin dall'inizio della storyline della Battle Royale. Ovviamente per loro intendo Epic, ma questa narrativa ha anche degli aspetti negativi che approfondiremo più tardi appunto nella parte di video in cui parliamo
parlerò degli aspetti negativi della stagione. Il pass battaglia invece, soprattutto se conoscete il mio punto di vista, è stata una ventata d'aria fresca, soprattutto dopo le imponenti limitazioni di quello della season precedente. Tornare finalmente ad un pass battaglia con delle emote che non sono tutte quante integrate nelle skin è stato bellissimo. Infatti, se avete poi visto il video delle 50 migliori emote di Fortnite, il video delle 50 emote supreme, saprete che alla quarta posizione c'è un emote di questo pass che ha tutto quanto un background legato alla mia sofferenza per colpa del precedente pass battaglia. Ci sono comunque dei buchi che vengono tappati da altre emote integrate, o l'aggiunta di pezzi di stili di varie skin, o l'aggiunta di sfide per sbloccare quegli stili. Però, intanto, è un pass battaglia oggettivamente migliore di quello su licenza della scorsa season, che in molti casi era molto più limitato e soprattutto offriva molto poco, per quanto i contenuti che offriva erano fatti benissimo, deltaplani a parte. Apprezzabilissima poi tutta quanta la sezione dedicata alla skin segreta, con tutti quanti gli items segreti, tutti quanti contrassegnati con un punto interrogativo che ti lasciano in sospeso fino a quando non sarà tutto quanto rivelato. Sta pure lì il gioco domandarsi fino alla settimana 7 cosa ci sarà dietro a quei punti interrogativi, anche se personalmente ciò che alla fine c'è stato dietro a quei punti interrogativi non mi è piaciuto, perché avrei preferito altro, avrei preferito Agente Jonesy, visto che nel pass, nel trailer c'è stava. Però se non c'è stato vuol dire che questa skin, se mai ce l'avremmo, se la dovranno giocare per contesti ancora più importanti di questo. Ed ho capito che ormai, come accade dalla stagione 2 del capitolo 2, tutte quante le skin segrete sono e probabilmente saranno delle collaborazioni. Dunque, per quanto riguarda la prossima skin segreta della prossima stagione, rimarrò un pochettino più coi piedi per terra. Ora passiamo agli aspetti negativi della season e sappiate che anche qui c'è un bel po' di roba da dire. Voglio iniziare col parlare delle armi introdotte in questa stagione che, escludendo quelle esotiche di cui vi ho parlato, alcune molto utili e belle, altre inutili e totalmente irrilevanti, ed escludendo per l'appunto l'arma mitica del mando, molto bella tra le altre cose, l'ho apprezzata tantissimo, il suo jetpack, sempre arma mitica in un certo senso, le principali armi introdotte sono tre: il soffio di drago, che è un fucile a pompa, il pompa a leva e il fucile a leva, che è una sorta di fucile da cecchino, una versione soft del fucile da caccia. E le ho volute introdurre negli aspetti negativi della season in quanto hanno tutte quante fallito nel loro intento. Il soffio di drago, che è un fucile a pompa che introduce questa meccanica particolare dove la strategia migliore è utilizzarlo a distanza ravvicinata per fare danno, più i danni da fuoco che poi dopo vanno a danneggiare tutte quante le strutture circostanti, è un ottimo fucile a pompa, ma non è stato compreso dalla community e credo che ci voglia ancora più tempo affinché venga notato dagli altri nel corso delle prossime season, se continueranno a riproporlo, proprio come è successo col pompa a carica, che in questa stagione è stato particolarmente apprezzato soprattutto dalle persone che vogliono impegnarsi e che vogliono una sfida maggiore durante una battle royale. Purtroppo però, come accade per tutti quanti i nuovi fucili a pompa, finché continuerà ad esistere il tattico non verranno mai sperimentati bene dalla maggioranza delle persone questi nuovi fucili a pompa, che appunto saranno sempre snobbati rispetto alla solita sicurezza di un'arma instabile come il tattico, per l'appunto. Io non smetterò mai di ripeterlo: il tattico deve essere messo in magazzino per un bel po', per più di una stagione, anche e nonostante tutte quante le lamentele della community, perché se si può stare senza il nonno, che è anch'esso un fucile a pompa molto amato ma molto meno rotto del tattico, allora si può stare anche senza il tattico, perché possono essere create delle valide alternative. E se il gioco Fortnite deve cambiare, allora devono cambiare anche le sue meccaniche di gameplay. Siamo riusciti a far piacere il carica a molte persone facendolo provare col tempo, perché non può essere fatto provare anche il soffio di drago, che magari può diventare veramente un'arma che cambia gli equilibri di gioco, che cambia il gameplay, ma in modo radicale, in modo più serio, in modo decisivo. Quindi sì, il soffio di drago per ora ha fallito. E lo stesso vale per il pompa a leva, che praticamente è un tattico, anche con i suoi danni casuali, ma è più lento e quindi ti lascia un pochettino più di respiro quando sei la persona che sta subendo l'attacco di chi sta usando il pompa a leva. Ma finché continui
continuerà ad esistere il tattico, molti giocatori ignoreranno quest'arma, nonostante ad esempio in un mio sondaggio in cui vi ho chiesto se vi sta piacendo il leva oppure gli altri fucili a pompa, avete preferito il leva. Però purtroppo nelle partite si vedono molte più persone che utilizzano il tattico e questo è un dato di fatto. Io stesso certe volte, nonostante la gratificazione che ti dà una kill con il leva, preferisco il tattico perché oggettivamente conviene di più, non possono coesistere all'interno della stessa season. L'altro fucile a leva è una versione molto debole dei fucili da cecchino, in particolar modo il caccia. E in ogni tipologia di armi esiste la versione debole appunto di quella tipologia lì. Teoricamente il tattico dovrebbe essere una versione debole del nonno, appunto l'alternativa debole, quella che si trova di più. Poi dopo de facto succede tutt'altro. Però in teoria sulla carta il tattico dovrebbe essere proprio quel tipo di arma lì. E questo fucile a leva dovrebbe essere una versione debole dei vari fucili da cecchino. Anzi, levate quel dovrebbe, levate il condizionale, è la versione debole dei fucili da cecchino. Ma lo è troppo! Veramente fa troppo poco danno e capisco che in realtà la reale strategia di quest'arma è di utilizzarla non come arma per killare, bensì come arma di supporto. Ma anche come arma di supporto spesso fa troppo poco danno! E ci credo che viene snobbata da moltissimi giocatori. Solo ora alcuni la stanno valorizzando appunto perché hanno capito che è un'arma per supportare l'assalto insieme ad altre armi. E per assalto intendo l'assalto verso gli altri giocatori, non i fucili d'assalto. Ma un po' di danno in più glielo metterei, non troppo perché deve rimanere un'arma debole di supporto e quindi non deve uscire da quell'utilizzo, ma un pelino di più glielo alzerei. Per il resto è innegabile che per utilizzare quest'arma, indipendentemente da quanto faccia danno, ci vuole una certa abilità, perché come il caccia bisogna prendere la mira senza un mirino telescopico, senza anche tutti quanti gli artifici che ti dà un mirino del genere, perché riuscire a prevedere lo spostamento di un nemico per sparare in anticipo non è facile come lo si fa con i normali fucili da cecchino, con fucili del genere. Infatti anche col caccia bisogna essere particolarmente bravi. Ed un'altra abilità che bisogna sviluppare con tanto tempo e tanta bravura è quella di affiancare quest'arma ad altre armi a seconda anche delle situazioni, quindi il riuscire a capire come, quando e con che utilizzarla quest'arma. Ma finché non le alzeranno anche solo di poco il danno, molti giocatori faticheranno a scoprire quest'arma, così come hanno scoperto il carica dopo due season che era stato introdotto. Solo che quella è sempre stata un'arma valida, mentre questa invece ha alcuni difetti. Dunque la sua immersione potrebbe risultare un pochettino più ostica. Torniamo a parlare degli NPC e dell'economia di gioco all'interno delle Battle Royale, ma dei loro aspetti negativi, in quanto, sì, prima vi ho elencato tutte quante le cose belle, ma la medaglia c'ha pure due facce, e l'altra faccia della medaglia di queste due introduzioni di gameplay molto belle è che, purtroppo, sbilanciano il gameplay anche. Non lo migliorano e basta. Perché? Fare soldi all'interno della Battle Royale di Fortnite è estremamente facile. I soldi si trovano ovunque, si possono accumulare molto facilmente e non ci vuole niente ad arrivare ad essere full di soldi, cioè ad avere 10.000 lingotti. E questi soldi, al contrario di Warzone, rimangono e non si resettano, quindi si ha costantemente la possibilità di farmare e di spendere, espandere tutto quello che si ha tutte le volte che si vuole, perché tanto si ritornerà ad avere tantissimi soldi nel giro di pochissimo tempo. E gli NPC, oltre a darti informazioni e fornirti una serie di servizi, possono anche potenziarti le armi facendo le veci dei tavoli da lavoro, che prima sì ti potenziavano le armi e ti potevano addirittura cambiare tipologia di arma, ma richiedevano un tot di materiali che non sempre si avevano a disposizione e non sempre si volevano spendere, in quanto servono comunque sia anche per altro. Qui invece si hanno talmente tanti soldi e il costo per fare questa cosa è talmente basso che ci si ritrova all'inizio di una partita già tutto quanto con l'inventario pieno di armi leggendarie, a meno che determinate armi non abbiano un limite di rarità, ma pochissime ce l'hanno, quindi sbilancia tantissimo il gameplay questa cosa. Delle soluzioni ci starebbero pure: o alzi di tantissimo il costo di questo servizio, oppure dai un limite ai potenziamenti delle armi, anche quelle che esistono in rarità leggendaria, oppure diminuisci di molto il drop dei lingotti in giro per la mappa e aumenti la difficoltà delle sfide, ma aumenti anche il numero di ricompensa che ti può dare una determinata sfida di un NPC, visto che la sfida è più difficile. Ci starebbero dei modi per ovviare a questa cosa, ma non è stato fatto niente, ed anzi, appena trovi testa di pomodoro in mezzo al deserto, te puoi fare tutto quanto l'inventario di armi leggendarie e andare tranquillamente alla carica e smettere di lootare. La mappa invece, per quante cose positive ho elencato prima, ha però un aspetto negativo molto grande.
domande, e cioè, sì, è cambiata all'inizio della stagione, sì, ha portato una ventata d'aria fresca, sì, ha introdotto anche delle meccaniche di gameplay, ma durante il corso della stagione, salvo alcuni micro cambiamenti veramente irrilevanti, non ha avuto nessuna variazione. Niente! È rimasta uguale, se non per l'avvento dei portali, l'arrivo del bar di Star Wars, l'arrivo della navicella di Predator nella foresta ed il cambiamento avvenuto con l'aggiornamento di Natale, che però ovviamente è stato duraturo soltanto per quel periodo di tempo. Dopodiché, di tutti quegli avamposti sparsi per la mappa, ne è rimasto soltanto uno vicino a Gattogrill. Per il resto non è cambiato nulla, neanche a dire che sono cambiate tante piccole cose nella mappa, come quando ci venivano raccontate quelle piccole storyline parallele alla storyline principali, in cui succedevano varie cose e tu le potevi osservare nel corso delle settimane, e le osservavi ovviamente in maniera passiva, non avevi un reale controllo sulla situazione, quindi non contano le storyline che ci sono state raccontate nel corso di questa stagione durante le sfide tipo quella di San Valentino. Ma la lunghezza della season sarà il tema che tratterò alla fine, quindi lasciamolo un attimo in sospeso. Gli aggiornamenti, per carità, devono introdurre nuovi items, nuove armi, nuove skin, tutto quello che vi pare, ma sono belli, erano belli, soprattutto perché c'erano questi piccoli cambiamenti nella mappa che ti raccontavano qualcosa e soprattutto ti davano l'impressione che il mondo di gioco fosse vivo ed in costante evoluzione, ciò che Fortnite tenta di fare da molto tempo e spesso ci è riuscito, ma molto di recente non ci sta riuscendo sempre e non ci sta riuscendo bene. Già molti aggiornamenti di questa stagione sono stati poveri di contenuti, se in più non cambi nulla nella mappa e non dai quel senso di progressione, non metti una mini storyline da seguire, è normale che si senta molto la pesantezza durante il corso della stagione. Ed è normale che questi aggiornamenti vengano percepiti con un certo senso di insofferenza. Perché non è possibile che in un gioco che ha sempre dato l'impressione che il mondo di gioco fosse vivo aggiornamento dopo aggiornamento, in una stagione di 103 giorni che ha addirittura il tema di mondi che collidono, quindi con cose che dovrebbero succedere in tempo reale, rimanga ferma nel tempo. Se non verso la fine, ma pure di questo ne riparleremo. Madonna, sto diventando Sabaku. Indubbiamente una cosa negativa che c'è stata sin dall'inizio della stagione è la piaga dei bug, che all'inizio puoi accettare perché è l'inizio della stagione e al di là del beta testing, milioni di giocatori che generano situazioni infinitamente diverse possono giustamente riscontrare tanti bug che il numero limitato dei beta tester non può prevedere. Ci sta, soprattutto in un game as a service che introduce nuovi items e ogni volta che nuovi items vengono introdotti, giustamente si generano miriadi di nuovi bug, quindi all'inizio ci può stare, ma questa stagione, mi azzardo a dirlo, è la stagione più buggata che io abbia mai visto. Forse la stagione più buggata di tutto quanto il gioco, perché ne ho visti di periodi di patch buggatissime, ma l'intera stagione 5 del capitolo 2 è completamente un bug, è stracolma di errori e di glitch e di tutto, aiuto! Uno più frustrante dell'altro, e alcuni sono stati corretti soltanto in questo periodo e c'erano sin dall'inizio della season. Troppi bug che hanno rovinato molte esperienze di gioco, e il fatto che siano stati corretti soltanto ora alcuni bug storici dell'inizio della season, beh, ti fa pensare che ci sia poca cura nel contenuto. Capisco che però trovare l'origine di un bug in un gioco che si aggiorna sempre e che quindi i nuovi contenuti potrebbero aggravare le condizioni di quel bug è una cosa difficilissima, quindi io non sto dicendo ma che ci vuole a correggerli, perché fare lo sviluppatore è una delle cose più difficili al mondo. Ok, ma certe volte alcune correzioni tardive mi sembrano un sintomo di mancanza di cura nel contenuto e non ci posso far niente, e questo è ciò che mi comunica la poca tempestività nel tentativo di correggere quei bug. Poi comunque sia, molti altri si è visto che hanno tentato di correggerli subito, grazie agli avvisi che compaiono in lobby abbiamo disattivato tot elementi mentre cerchiamo di risolvere il problema, quindi non è che non ce lavorino, ma molto spesso pare che manco sappiano dell'esistenza di sti bug e se ne accorgono molto tempo dopo. Io comunque non voglio essere troppo duro nei confronti di questo elemento negativo, in quanto comunque sia non oso immaginare il carico di lavoro che hanno gli sviluppatori di Epic Games, soprattutto quelli che lavorano a più progetti contemporaneamente, e per più progetti intendo Fortnite ed altri progetti che ha in mente Epic Games come azienda. Poi se pensiamo che spesso negli ultimi anni sono avvenuti casi molto brutti di crunch time, ecco, non me la sento di far pesare tantissimo questa cosa, però giustamente da consumatore che fruisce del contenuto ho tutto quanto il diritto di dire che non mi piacciono tutti sti bug, soprattutto tutti insieme. Questo tema della noncuranza però si collega al prossimo punto negativo, e cioè le collaborazioni. Allora,
Le collaborazioni presenti in questa season non hanno niente a che vedere con il pass battaglia, a parte Mando, che però non è invadente. Ma le collaborazioni che vengono fatte con Fortnite di per sé non sono negative, perché a me fa piacere che un gioco collabori con altri brand, significa che il videogioco in questione è molto importante ed è molto preso in considerazione da aziende esterne che vedono il valore dell'azienda e che quindi vorrebbero fare affari con essa. È ottima come cosa, ma le collaborazioni, come la precedente season che era tutta quanta una collaborazione, non mi piacciono nell'esatto momento in cui sono invadenti, e per invadenti intendo non solo che facciano parte del pass battaglia, ma che addirittura vadano ad interferire nella storyline del gioco, che quindi pare comunicare che non sa mandare avanti la propria storyline senza le collaborazioni per aiutarla, quando comunque sia Fortnite di base è un pozzo infinito di idee e di originalità volendo. E prima ho detto fighissimo l'incipit iniziale, fighissima la narrativa, bellissimo tutto quanto, ma tutta quanta la stagione poi è stata trainata settimana dopo settimana con tutte queste collaborazioni che hanno a che fare con la storyline. C'è poco da fare. Per storyline queste collaborazioni sono canoniche e tutti quanti i cacciatori che ha chiamato Jonesy devono vegliare sul punto zero insieme alle skin del pass battaglia. Ripeto, a me sta benissimo che facciano tutte queste collaborazioni con tutti quanti questi brand, ma le collaborazioni secondo me dovrebbero rimanere fuori dalla narrativa ed essere soltanto funzionali all'estetica, quindi soltanto le skin, mentre quelli che hanno a che fare con la storyline principale di Fortnite devono essere i personaggi di Fortnite. E neanche a dire che queste collaborazioni che hanno a che fare con la storyline sono un supporto ai personaggi di Fortnite. No! Sono talmente presenti che pare che i personaggi di Fortnite che fanno parte di questo universo debbano essere messi in secondo piano in favore di nomi più blasonati, più importanti di quelli di Epic Games. Il che è assurdo. Ok che bisogna dare importanza al prodotto dell'azienda con cui stai collaborando, non è che gli puoi sputare in faccia, giustamente avete fatto un accordo ed è giusto che vengano rispettati di questi accordi, però cioè non puoi oscurare il tuo stesso prodotto in favore di un altro. Da un punto di vista imprenditoriale io Epic la capisco, perché giustamente se tu fai le collaborazioni con tutti questi brand, come ho detto prima, significa che questi brand, le altre aziende, sanno che la tua azienda è importante e il fatto che loro collaborino con te farà salire ancora di più il valore della tua azienda. Tu ci guadagnerai un sacco di soldi e farai ancora più soldi con il risultato poi della collaborazione. E da quel punto di vista Epic è il top. Sono veramente bravi in questo, ma il fatto che abbiano messo nella narrativa queste skin, queste collaborazioni che stanno avvenendo settimana dopo settimana, non mi sembra soltanto un modo per onorare questi contratti e far felici giustamente coloro che li hanno voluti siglare, ma mi sembra anche una scusa per non impegnarsi nella propria narrativa, nel proprio gioco, che tra le altre cose quelle skin le sta ospitando. E questo poco impegno lo sto riscontrando circa da due stagioni, e per poco impegno non intendo che la Epic faccia male tutto, perché se guardate le skin, collaborazioni o meno, vedete che sono tutte quante fatte benissimo. Se guardate la mappa, collaborazioni o meno, vedrete che tutto quanto è fatto benissimo, idem le nuove armi e quant'altro. Comunque sia, il minimo indispensabile viene fatto con la stessa bravura di anni fa su Fortnite. Però si vede che non stanno osando di più e più. Questa cosa l'avevo accennata anche qualche video fa. Vi basti guardare per esempio le lobby per vedere come prima nel capitolo 1 fossero tutte quante tridimensionali e con oggetti che si muovevano e fenomeni atmosferici, effetti particellari in tempo reale. Mentre adesso sono tutte quante stanze enormi con una parete dietro con appiccicata una foto statica. Vi basti vedere la lobby di Natale di quest'anno per vedere come la neve che cadeva era ferma nel tempo, in quanto è una foto, è un disegno. L'unica neve che potevi vedere in movimento era quella delle emote. La collaborazione con la Marvel, che ancora oggi è in corso, ma parlo proprio di quella più grande, cioè la season 4 del capitolo 2, che è un'intera gigantesca season collaborazione, sì, sarà stata fatta con impegno per quanto riguarda le skin, che sono fatte benissimo, sia quelle del pass che quelle dello shop. Sì, sarà stato fatto tutto molto bene come Epic sa fare, ma è stato fatto il minimo indispensabile, nonostante i milioni e milioni di dollari che sicuramente stanno girando dietro a questa collaborazione. E si vedeva che quella season, sotto molti punti di vista, era stata fatta con scazzo. E anche questa. Guardate l'aggiornamento di Natale, quanto è stato povero, quanto è stato triste.
anche se a me non sarebbe piaciuta tutta quanta la mappa innevata, perché non l'hanno fatta tutta quanta innevata? Anche soltanto intorno al deserto, proprio per non coprire quella nuova parte di mappa, quel nuovo bioma. Non hanno riprodotto la lobby tutta quanta tridimensionale come c'era l'anno prima, che io me so perso purtroppo. È stato tutto molto triste e molti di voi in privato mi hanno scritto che avevano sentito la stessa sensazione vivendo quell'aggiornamento natalizio. E lo stesso avete riscontrato durante questa stagione. Portale, collaborazione, silenzio. Portale, collaborazione, silenzio. Aggiornamento, pochi contenuti, silenzio. Portale, silenzio. Così fino alla fine, dove adesso ci sono questi mini eventi in tempo reale con il punto zero. E mo ci arriviamo. Per come Epic sta gestendo queste ultime season, almeno a livello comunicativo, pare che facciano così. Va bene, arriva la bomba, tenete, ci rivediamo alla fine. Ciao. Che non è bello da parte di un'azienda, perché tu un'azienda la devi sentire vicina, soprattutto poi se quell'azienda in passato invece ti è sempre stata vicina e ha sempre curato con tantissimo impegno i suoi contenuti che ti proponeva. Ma l'esempio più lampante è quanto durano le season. Questa season in particolare è durata un'eternità, 103 giorni, che è tantissimo, e non è possibile che in una stagione così lunga non accada niente, perché appunto, come vi ho detto poco fa, a parte l'aggiornamento di Natale brutto e i portali, non è successo niente, c'è stato il silenzio, c'è stata la staticità, non ci sono stati cambiamenti importanti per la mappa, tutto è rimasto fermo, e non può succedere una cosa del genere in una stagione così lunga. Una stagione così lunga, se proprio la devi fare, la devi riempire bene di roba, la devi far sembrare viva, altrimenti è per forza di cose pesante. E pensate che questa stagione è durata di più, anche solo di pochi giorni, di quella Marvel, che per carità, quella Marvel era talmente pesante che sembrava non finire mai. Questa è stata infinitamente più leggera, e infatti si è sentito che è volata rispetto a quella precedente, ma è stata comunque pesante perché non è successo nulla. Molto probabilmente non ci sarà neanche l'evento dopo tutta questa attesa. Sta accadendo qualche cosa in tempo reale, sì, finalmente, dopo tutto questo tempo, ma non basta se la stagione è così lunga. Mi sta bene che tu mi faccia un evento di mezza stagione che accade in tempo reale per tutto questo tempo, perché così appunto mi fai sembrare che qualcosa succede e mi rendi meno pesante tutta questa durata della stagione. Ma alla fine, dopo tutto questo silenzio, non basta tutto ciò. Pare veramente che la Epic abbia dovuto prendere tempo. Tempo per poi proporti una cosa alla fine così piccola e in un certo senso insignificante: chiudere de botto la stagione, trailer, nuova stagione, ciao, si rivedemo alla fine. E non si fa così. Io non so se poi la pandemia stia facendo lavorare i dipendenti di Epic con il freno a mano tirato, perché alcuni, che ne so, stanno a casa e quindi non possono lavorare al meglio delle loro possibilità. Su questo non ne ho la più pallida idea, non lo so e non posso mettere bocca, almeno fino a che qualcuno non parlerà con documenti ufficiali che certificano questa cosa. Però ad esempio le collaborazioni, il fatto che tu le faccia, va bene, vuoi fare ancora più soldi di quelli che c'hai prima, ma il metterle nelle storie a me sembra una mossa molto pigra per non doversi sforzare di fare invece il proprio lavoro. E proporre tutte queste collaborazioni in maniera così serrata per tappare dei buchi di storyline fa pensare che la Epic ormai si è ridotta talmente tanto male che c'ha bisogno dei soldi delle collaborazioni. Ma i soldi delle collaborazioni, il prestigio delle collaborazioni, in realtà ha fatto salire il valore di Epic ancora di più di quanto valesse prima, perché Epic prima era comunque impaccata dei soldi. Ricordiamoci, e qui ringrazio Lele che mi ha dato questo spunto di riflessione, che Epic può permettersi di comprarsi altre aziende, vedete l'azienda di Rocket League, vedete l'azienda di Fall Guys, e di poterci regalare un gioco a settimana sull'Epic Store. Epic non è messa male, si è pure comprata un immenso edificio che stanno ancora costruendo e che sarà la nuova sede di Epic, ed è un edificio gigantesco. Stanno sviluppando dei nuovi software, stanno sviluppando una nuova versione dell'Unreal Engine, l'Unreal Engine 5, che sarà una tecnologia rivoluzionaria, stanno sviluppando un nuovo engine di animazioni facciali, anch'esso rivoluzionario. Insomma, c'hanno le mani dentro a una marea di progetti multimilionari, se non miliardari. Epic adesso vale tipo 17 miliardi di dollari, non è questo il problema. Però hanno messo Fortnite all'ultimo posto. Fortnite, il progetto più remunerativo, Fortnite, il progetto che li ha salvati ai dipendenti di Epic da una situazione in cui Epic non valeva più molto, nonostante fossero proprietari di un engine che era il più usato dagli sviluppatori, è stato messo all'ultimo posto, è stato declassato di importanza. E avete sentito dal tono della mia voce e dal fatto che mi sono persino impappinato che questioni del genere che riguardano il mondo videoludico e il mercato videoludico mi interessano, mi stanno a cuore, e vedere che uno dei videogiochi che hai amato per una serie di ragioni, anche quando non ci giocavi più, perché comunque sia hai sempre ammirato tutto quanto il lavoro che c'è dietro,
viene messo all'ultimo posto, hai visto che è stato declassato, è ovvio che ti piange il cuore, è ovvio che ci stai male, è ovvio che ti fomenti quando parli di questo. Ed anche se so che le collaborazioni continueranno con il corso delle season, anche perché alcune, ad esempio, come quella con la Marvel, sono pluriennali e quindi continueranno ad essere riproposte nel corso dei mesi e degli anni, spero sempre in un miglioramento ed una ripresa dell'impegno iniziale che c'era fino al capitolo 1. Ma anche fino a qualche season fa, dove, nonostante ci fossero già i primi segni della mancanza di impegno che si denotano oggi, comunque sia, erano molto più complete rispetto ad adesso. Si vedeva che la Epic lavorava di più, insomma. Questi elementi di cui ho parlato nei punti a sfavore della season, ovviamente, sono presi sotto l'ala della critica costruttiva, in quanto comunque ho proposto delle soluzioni per migliorare queste cose che non vanno bene, perché io voglio che queste cose migliorate vadano ad affiancarsi con le cose positive che ho elencato ad inizio video, perché io voglio che il gioco migliori, io ho a cuore questo gioco, mi piace, sempre detto e penso di averlo sempre dimostrato, anche quando ne ero lontano, in quanto comunque sia, parlavo molto bene del marketing di Epic, io ho sempre apprezzato tutta quanta la gestione che c'è stata del gioco, anche quando io non apprezzavo comunque sia il gioco in sé, perché c'erano delle cose che non me l'avevano più fatto piacere, ma comunque sia, tutto quanto l'immenso lavoro che c'è sempre stato dietro, l'ho sempre apprezzato, ne ho sempre parlato bene e... laddove non mi piacevano certe cose, ho sempre criticato giustamente, anche con ironia, ma mai per vomitare odio. Quindi chi si dovesse inventare che parlo sempre male di Fortnite, forse dovrebbe iniziare a capire che cos'è una critica costruttiva e che cos'è semplicemente il vomitare odio. E questo è ciò che penso della stagione 5 del capitolo 2, una stagione che è sicuramente ed indubbiamente importante per molti elementi di gameplay che ho elencato all'inizio video, ma soprattutto per la storyline. Non è una brutta season, assolutamente, perché è comunque sia molto godibile, e se la paragoniamo alla precedente, anche molti fan Marvel mi direbbero la stessa identica cosa, poi vabbè, i gusti sono gusti, ma esiste molto di meglio su Fortnite e avrebbero potuto fare di meglio, ma purtroppo non è andata così. Confido in una season 6 più breve e soprattutto più densa di elementi. Ma ora, cari Monkeys Monkeys, tocca a voi, qua sotto nei commenti potete dirmi come è stata la vostra season 5 del capitolo 2, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta, gli elementi che vi sono piaciuti, gli elementi che non vi sono piaciuti, insomma, sbizzarritevi, datevi alla pazza gioia, ditemi che cosa ne pensate, senza timore di esprimere le vostre opinioni, perché sapete che la sezione commenti di questo canale è un posto sicuro. Come sempre vi ringrazio per tutto quanto il supporto che state dando a questo canale, e fatti i dovuti e meritati ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video e alla stagione 6. No, questo fa parte della season 6, non della season 5. Ah! Guardi! Oh! Ciao. 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 Dobbiamo inquadrare l'orso, però, il primo piano. Non so, sicuro. Oh oh! Ma che cazzo! Ma che se so, scambia di ruoli, mo. Scambia di ruoli, o stavo a dire. Come sei predefinito, Alex? Hai visto?